Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti in studio con un nuovo appuntamento con Conto alla Rovescia, la trasmissione di approfondimento politico di Radio Siena TV. Questa sera abbiamo un ospite con noi, Pierluigi Piccini, candidato sindaco di per Siena, la sua lista civica che è stata presentata 2 giorni fa, fra poco ne parleremo. La premessa indispensabile, come ho fatto già la settimana scorsa, siamo in campagna elettorale ormai per le nazionali, la regola della par condicio vige anche per noi, quindi non toccheremo temi di politica nazionale, non affronteremo, poi se ci scapperà una battuta, ma insomma non saranno oggetto della nostra intervista. La regola della par condicio vale anche per le emittenti locali, poi d'accordo o no, questo è un altro discorso, personalmente sono molto perplesso, ma non è questo il punto, la regola c'è e quindi va rispettata. Dunque, prima di parlare con Pierluigi Piccini, 2 brevi flash sulle notizie del giorno. La prima di politica nazionale, ma insomma andiamo per l'appunto in maniera didascalica. Piercarlo Padoan sarà candidato nel collegio 12 della Camera per la coalizione di centro-sinistra, l'ha annunciato Matteo Renzi nelle sue vesti di segretario del PD e quindi sarà il candidato in un collegio considerato sicuro, stando agli risultati pregressi, che è quella della provincia di Siena. Seconda notizia riguarda invece le elezioni amministrative. Questa mattina sono stati svelati i primi 32 candidati al Consiglio Comunale, sono quelli di Siena Civitas, che è una delle liste che sostiene Massimo Sportelli, quindi gli elenchi insomma, sono in circolazione, ovviamente non le faccio adesso, però insomma, l'unico nome che vi dico, per chi è il capolista, è Pietro Staderini, che è un consigliere comunale uscente. 2 giorni fa invece, per l'appunto, Pierluigi Piccini, che a dir la verità ormai da mesi aveva annunciato la sua candidatura, ha ufficialmente svelato il simbolo che lo accompagnerà e di fatto presentato in maniera formale anche la candidatura con la lista per Siena. Forse ce ne sarà anche un'altra, ma questo ce lo dirà lui. Intanto, così per entrare nell'argomento, chi c'è con Piccini in questa avventura e da dove parte questa avventura? Beh, questa avventura parte da qualche mese, è qualche mese che stiamo lavorando. Noi abbiamo visto, eri presente alla presentazione del simbolo, abbiamo presentato un primo proprio nucleo di persone che saranno con noi, molte altre erano presenti in sala, però aspettiamo per fare l'elenco completo. C'era anche qualche nome? Beh, c'era Laura Sabatini, Vanni Riccioli, Matteo Cimardi, Nardini Antonella, Mugnaini Marcella e Elena Contu. E ovviamente Enrico Pinto, che sarà il... No, Enrico Pinto è il presidente del comitato elettorale, non come candidato. Non come candidato, certo. Quindi sono il primo nucleo, ci tenevo a presentarlo anche per dimostrare come faremo la lista. Praticamente Laura è l'unica che viene da un'esperienza amministrativa precedente, gli altri vengono tutto dal mondo delle professioni, sono giovani, sono persone che hanno voglia di impegnarsi per la città. Ecco, vediamo intanto se la regia lo manda in onda il servizio proprio sulla presentazione e poi rientriamo in studio. No, c'è un attimo di... mi fanno cenno di no. La regia dice no. La regia dice di no e quindi non andiamo a vedere il servizio. Dicevamo, quali sono i criteri scelti, individuati per scegliere i 32 candidati che poi sono determinanti, perché è vero che il sindaco, chiaramente da quando soprattutto c'è la legge 81, insomma il candidato sindaco è determinante, ma poi ci troveremo qualche centinaio di candidati al Consiglio Comunale in giro per la città a cercare voti e anche quelli saranno un motore fondamentale per la buona riuscita di un progetto elettorale. Sì, ce ne saranno tanti che andranno a cercare voti ovviamente. Beh, il criterio è quello della competenza, di essere persone che conoscono la città, che sono legate alla città ovviamente, vengono da alcune professioni particolari, giovani, non tutti saranno giovani, saranno tutti nuovi, e anche perché l'obiettivo è quello di vedere se in questi 5 anni che ci, del mandato amministrativo è possibile creare un gruppo dirigente nuovo, amministratori nuovi, che poi dovranno prendere in mano le sorti di questa città per il futuro. Quindi diciamo, io faccio il direttore d'orchestra, faccio quello che mette a disposizione la sua professionalità, la sua competenza,
le sue conoscenze, la sua esperienza, ma per formare molti e per far ripartire la città. Senti, affrontiamo subito un argomento per poi almeno, come dire, toglierlo dal tavolo. La vicenda di Genova, a che punto è? Ricordiamo, insomma, l'intervista rubata dalle Iene, sulla vicenda di Davide Rossi, insomma, lei che è stato convocato come nelle vesti di testimone, insomma, insieme a tante altre persone. A che punto è e se teme in qualche modo o pensa che questo possa influire sulla campagna elettorale? Ma io so che i magistrati di Genova stanno indagando, stanno continuando a indagare, hanno chiesto alcune persone di essere presenti. Io del resto sono molto tranquillo perché non è che ho accusato nessuno, non ho fatto nessun nome, ho riportato delle voci della città, poi io ho una convinzione, l'ho detta, una mia opinione, cioè che Davide Rossi non si sia suicidato, e quindi questo l'ho detto, lo ripeto, sono convinto di questo. Per quanto riguarda problemi non ne vedo, un po' perché io e il mio avvocato siamo molto tranquilli da una parte, dall'altra poi questo eventualmente fra qualche anno è un reato d'opinione, quindi non rientra neanche nei reati quelli previsti dalla Severino, quindi non va minimamente a inficiare l'elezione, la nomina e il lavoro di sindaco, quindi voglio dire, non capisco, alcune persone si agitano, ma non mi risulterebbe in nessun modo che vada a incidere o che possa annullare l'elezione a sindaco, assolutamente no. Quindi lei dice, per capire, che anche nel caso da testimone dovesse passare dovesse aprirsi un'indagine nei suoi confronti in seguito alle querele che sono state presentate, ci vorrebbe un processo, una sentenza passata in giudicato, quindi in Cassazione, e poi in tutti i casi, anche nel caso in cui fossi condannato in Cassazione, questo non è un reato, perché è un reato d'opinione che inficia l'elezione, perché come voi sapete la Severino prevede altri tipi di reato, ma non questo, insomma. Nemmeno problemi di opportunità, secondo lei, se ci fosse qualche passo da parte della magistratura genovese? E perché? Io ho espresso delle opinioni, io spero che si possa ancora esprimere delle opinioni in questo Paese. Non ho accusato nessuno, quindi se voi rivedete la registrazione rubata, io non ho accusato nessuno, quindi mi sento molto tranquillo. Rivedendo la registrazione, poi chiudiamo questa parentesi. Come dire, si è pentito di quantomeno di essere stato, non so se disattento o comunque di aver parlato senza pensare che poteva essere registrato? Ma sai, io sono andato a fare quell'incontro dopo aver avuto delle rassicurazioni per scritto, quindi lei è un giornalista, sa che significa quando si mettono le rassicurazioni per scritto, e comunque il fatto che io sia convinto che Davide Rossi, e questa convinzione sono arrivato dopo che sono partito dal pensare viceversa che si fosse suicidato. Se lei guarda il libro che ho scritto qualche anno fa, io parlo di suicidio. Il problema è che libro intervista. Poi il problema è che è uscita Report, sono uscite tutte le indagini, sono usciti i libri, e ho maturato una convinzione diversa, cioè che non si tratti di suicidio ma di omicidio. Poi non spetta a me capire il movente, le circostanze, spetta a chi sta facendo le indagini, ma non certo a me, non è la mia preoccupazione. E io mi sono fatta questa opinione che spero si possa ancora dire. Insomma. Certo, ci mancherebbe, tra l'altro è una vicenda che come dire, attraversa anche le campagne elettorali, probabilmente nazionale, non so quanto sarà una questione oggetto di campagna elettorale. Notiamo che la famiglia di Davide Rossi, dopo che siano rincorse molte voci nelle ultime settimane, ha pubblicamente detto con Carolina Orlandi, intervistata dal Corriere di Siena, che nessuno della famiglia si candiderà a queste elezioni. E quindi, insomma, è una scelta della famiglia che va rispettata, posso dire che mi sembra una scelta giusta, opportuna. A proposito di candidature, chiudiamo quindi questa parentesi.
come vede in questo momento il campo intorno a sé? Cioè, si è presentato De Mossi, si è presentato Sportelli, è in campo Casa Pound, il PD sarà in campo in qualche modo, non lo sappiamo e non lo sanno nemmeno loro in questo momento. Qual è la percezione di questa campagna elettorale? Ma sai, voglio dire, visto che ci diamo del tu, io ti posso dire che per ora non ho espresso un giudizio, ognuno fa la sua corsa nella sua autonomia e pensa di fare cose migliori. Registro soltanto dei contenuti, ma non, nient'altro. Noi stiamo facendo la nostra campagna elettorale, stiamo facendo delle iniziative, noi utilizziamo un altro meccanismo, se tu hai visto molti social, molti articoli puntuali di contenuto, di merito. E poi c'è uno spazio Siena che sta lavorando bene, ora domenica c'è stato un concerto bellissimo, c'era moltissima gente, quello è uno spazio di discussione, adesso affronteremo qualche tematica nel merito, noi stiamo preparando il programma con delle schede che saranno sottoposte poi al giudizio di alcuni soggetti interessati, ovviamente per quanto riguarda le singole parti. Ma questo è il nostro lavoro, lo facciamo in autonomia, corretti, tranquilli, poi ci confronteremo sui contenuti con gli altri candidati, non mi permetto di esprimere giudizi. Ecco, il confronto virtuale in qualche modo è già partito, insomma ci sono diversi sondaggi in circolazione, quello diciamo dell'area vicina al sindaco Valentini, quello del PD nazionale, quello di altre forze rimaste più o meno nascoste, voi stessi avete detto che ne farete uno, avete intenzione di farne uno. Quello che sta emergendo è per ora il candidato del centro-sinistra, che sia Valentini o un altro, in ogni modo in testa al primo turno, e poi a seguire Piccini. È molto presto ovviamente, chiariamo i meccanismi, è ovvio quando ci saranno le campagne elettorali, tutti i candidati in pista per il Consiglio Comunale, sicuramente cambieranno anche queste percezioni, però sapere adesso l'orizzonte entro cui muoversi credo che sia importante, è un dato confortante questo, che sicuramente è arrivato anche a voi. Sì, è un dato che noi conosciamo, però conosciamo da tempo, perché quando lo abbiamo detto a giugno, quando abbiamo fatto il primo sondaggio, non tutti ci credevano ovviamente, anzi qualche aduno diceva che non era possibile. Ormai siamo a 3 sondaggi e col nostro saranno 4 e la costante è sempre uguale. Cioè, voglio dire che c'è una stabilizzazione del voto, poi è chiaro che c'è una parte di persone che sono incerte, che andranno, come dire, conquistate al voto, e speriamo che ci sia poco astensionismo, però è vero che noi siamo secondi, in tutti i sondaggi che escono siamo secondi, e questo è un risultato che ci fa ben sperare e che soprattutto ci dà la spinta giusta per continuare a lavorare. Ma quanto influisce in questo momento anche la difficoltà del PD di trovare un candidato, di trovare una linea condivisa anche nel comportamento degli altri? Perché comunque sia chi si presenta per cambiare, vuol dire, la maggioranza che governa questa città deve anche capire bene chi sarà l'avversario principale. Sì, questo è vero. Quando abbiamo fatto la presentazione della lista io ho detto che non entravo nel giudizio di un partito come il Partito Democratico, che ha i suoi meccanismi di scelta, le sue decisioni, e deve prendere le sue decisioni. Certo, voglio dire, un partito così importante e radicato, che non si capisce mai bene, ieri per esempio c'è stata una dichiarazione, oggi la dichiarazione viene smentita, non aiuta più che i concorrenti, non aiuta poi a un dibattito sereno in città e tranquillo sulle questioni da fare. Mi sembra che il passaggio delle politiche non sia così tranquillo, indolore all'interno del Partito Democratico, e probabilmente c'è molta fibrillazione di troppo. È chiaro che questa fibrillazione poi punisce in qualche modo i candidati di quel partito, in qualsiasi scelta venga fatta, e crea un clima di instabilità soprattutto all'interno, quindi poi voglio dire sono scelte loro che le gestiranno al meglio, io non voglio entrare, è chiaro che
sapere chi è il candidato del PD non è di secondaria importanza. Ecco, io ringrazio la regia intanto che ha recuperato il servizio sulla presentazione del simbolo e della candidatura ufficiale di Pierluigi Piccini e per Siena e lo mandiamo in onda, grazie. Il candidato sindaco di Siena Pierluigi Piccini ha presentato questa mattina presso l'Hotel La Villa in via Vittorio Veneto il simbolo della lista civica con cui correrà alle prossime amministrative. Il simbolo è semplice ma pieno di significati, ha detto. Il colore che si vede dietro è l'aurora. Il sole sorge dietro la Torre del Maggia e ogni giorno è un nuovo inizio. Rappresenta l'aurora, avete visto, no? Dietro c'è quell'aurora che annuncia il giorno nuovo. E poi c'è lo skyline del Palazzo Comunale, quindi, come dire, un nuovo inizio in questo senso. Sì. Abbiamo tanti giovani, abbiamo questa operazione che abbiamo fatto di Spazio Siena, che io ho soltanto, come dire, messo a disposizione, perché poi, come vedete, utilizziamo altri spazi. Ci sta portando tanti giovani e tanti contenuti nuovi che piacciono molto, sì. Ci piacciono molto. Dovremo presentare a breve, presenteremo tutta la lista e poi il programma che dovremo, come dire, sottoporre a una verifica con i vari soggetti interessati. I prossimi passi sono questi e poi tutte le scadenze, molto probabilmente dovremo aspettare che passi la scadenza politica, perché il 4 marzo, voglio dire, si sovrappone alle amministrative. Ecco, grazie, quindi abbiamo anche visto il simbolo, il Palazzo Comunale, qual è la scelta, forse, come dire, non viene abbastanza naturale a Siena scegliere il Palazzo Comunale, però è forse più la scelta cromatica quella che vi ha coinvolto per dare un senso al simbolo. Sì, è una scelta cromatica, come vedi, è l'aurora che sorge dietro il Palazzo Comunale e ha un significato di rinascita, ha un significato di nuovo inizio. E poi c'è questo blu del Palazzo Comunale che è un po' un omaggio al cielo di Siena. E io ho ricordato quando andavo presto in comune la mattina, soprattutto nel periodo più bello, quello primaverile, questo cielo terzo, unico, le rondini che passano in piazza, questa legge morale, come diceva Kant, in te, il cielo sopra di te, la natura e la moralità. E quindi è un omaggio quel blé, è un omaggio a questo cielo unico. Ecco, nuovo inizio, però insomma lei è per te, insomma, questo è un gioco, a volte in televisione ci diamo del lei, anche se ovviamente siamo abituati per frequentazione darci del tu, insomma è la quarta volta, la quarta candidatura a sindaco, due volte ha vinto. Quarta, è la terza. No, 93, 97, e 2007 e più 2006, quindi questa è la quarta. È la quarta, me lo ricordavo meglio io. Sì. Perché ancora la voglia o così la passione? Che cos'è questa idea, sì, di candidarsi? C'è un po' di passione sicuramente per la politica, per l'amministrazione. Poi io sono, come dire, sono legato a questa città, sono legato profondamente a questa città che mi ha dato tanto e le mie radici sono qui, il mio posto è qui, quindi voglio dire, però lo faccio in spirito di servizio, io non ho da chiedere nulla, nel senso che è un lavoro che ho già fatto, dico lavoro perché io mi sento un amministratore, un lavoro che ho già fatto, un lavoro che penso di riconoscere, c'è la mia esperienza francese che mi ha formato in altri settori come quello della finanza, del rapporto con le aziende, con le industrie fuori dall'Italia, quindi è tutta una serie di esperienze che io metto a servizio della città, non chiedendo particolarmente nulla. Guarda, ti dico anche che nel caso in cui io fossi eletto sindaco rinuncerò anche all'indennità di sindaco, proprio perché non ne ho bisogno, in quanto spero che a settembre mi arrivi la pensione e quindi, voglio dire, tranquillamente rinuncerò all'indennità, proprio perché lo faccio come spirito di servizio e per vedere veramente se riusciamo
a mettere in piedi un gruppo dirigente fatto di 10-15 persone che poi possa nel futuro prendere in mano, nel breve, prendere in mano le sorti di questa città. Ci fermiamo per un momento di pubblicità e poi fra poco torniamo ancora in studio con Pierluigi Piccini. Bentornati in studio con Contro la Rovescia, Pierluigi Piccini di Per Siena, insieme a noi, candidato sindaco della lista civica. E a proposito, era saltata una domanda: la seconda lista civica ci sarà oppure no? È ancora presto per dirlo? È ancora presto per dirlo, ma comunque credo che molto probabilmente sì, perché i nomi che abbiamo, le persone sono diverse, quindi probabilmente dovremo fare due liste, sì. Probabilmente, è una cosa che stiamo valutando, ma probabilmente due liste. Dunque, siamo partiti dai temi più strettamente politici, spostiamoci un po' su quelli amministrativi. Prima di vedere un servizio con la voce dei cittadini, uno dei temi che gira da anni in città, probabilmente già dall'era dei primi mandati Piccini, è quello dello stoccaggio delle merci per arrivare in centro storico. Nel corso degli anni, mezzi elettrici, cioè se ne è parlato sempre per tantissimo tempo e al momento grandi soluzioni all'orizzonte non se ne vedono. È possibile farlo? Sarà un tema da campagna elettorale? Uno degli altri candidati, Luigi De Mossi, ha già detto che è un tema che vorrà portarlo in campagna elettorale. È possibile trovare una soluzione in una città dalla conformazione difficile come Siena? Assolutamente sì, ma questo era un progetto che io avevo già varato a suo tempo, poi sono andato via nel 2001, ma che si potesse fare lo stoccaggio esterno, la distribuzione interna, questo era possibilissimo, si presero anche dei contatti, so che qualcosa è stato fatto, non ancora in ottimale, ma non vedo nessuna difficoltà a fare una cosa del genere. All'epoca c'era la tentata vendita, adesso credo che sia molto diminuita, ma questo dello stoccaggio del rifornimento attraverso dei mezzi adatti non ne vedo una grande problematica, anzi mi domando perché ancora non sia stato fatto, perché è vero che c'è da cambiare i mezzi, ma se fosse stato dato un tempo per cambiare i mezzi, cioè 2 anni, 3 anni, a quest'ora noi avremmo avuto tranquillamente il sistema in corso ed efficiente, cosa che non è stato fatto. Questo è un tema che riguarda molto l'accesso e l'accessibilità della ZTL. Qual è il parere sulle ultime riduzioni del costo dei bollini operato dall'amministrazione comunale, sia per la ZTL che per le ARU? Sì, è positivo, però credo che questa diminuzione dovrebbe, che i soldi che provengono da questo settore dovrebbero essere investiti sempre nel settore della sosta e della mobilità, perché sono un surplus economico che permettono di fare gli interventi anche di un certo interesse e di una certa importanza. Invece questi soldi poi si perdono dentro il bilancio e hanno altre destinazioni, non essendo una tassa di scopo è chiaro che possono essere spesi in maniera diversa. Io credo invece dovrebbero avere una destinazione mirata per quanto riguarda la sosta, la mobilità e soprattutto l'aumento dei servizi. Questa città è carente per quanto riguarda i servizi complessivi della mobilità, soprattutto quando si parla dell'impatto con i turisti di questa natura, cioè veramente c'è da costruire il sistema dei servizi intorno alla mobilità, alla sosta e all'arrivo al centro storico. Beh, su questo sempre De Mossi ha presentato una proposta di una tranvia dalla stazione allo stadio, un'operazione da circa 100 milioni di euro. La risposta in conferenza stampa, se non ricordo male, è stata: non esistono risposte semplici a problemi complessi. Come dire, è una risposta troppo semplice per affrontare il problema della viabilità a Siena? Allora, noi siamo in presenza di una discussione sul piano operativo. Il piano operativo, che è lo strumento cardine oggi della programmazione territoriale, è stato fatto senza conoscere i dati della mobilità. Che però è in corso anche la redazione. È in corso, ma tu arriverai, ma no, perché le scelte del piano operativo sono già state fatte
e il piano urbano della mobilità arriva successivamente. Avrebbe dovuto essere l'inverso. Beh, la mobilità è il problema principale, quindi tu devi fare il piano della mobilità e su quello costruisci il piano operativo, perché il problema principale di questa città, secondo me, sono due, ma insomma la mobilità e il lavoro, cioè voglio dire, è chiaro che l'operazione doveva essere posposta, cioè prima piano della mobilità e poi piano operativo, cosa che non è stato fatto. Io dico un'altra cosa, io dico che a parte che passare nel sottosuolo credo che sia molto difficile in questa città, ma non esistono risposte semplici a problemi complessi. E il problema della mobilità e la questione della mobilità è un problema complesso. Faccio un esempio. Il progetto di suolo non è stato mai realizzato, quello del piano regolatore Secchi. Il progetto di suolo prevede, prevede le strade di un certo tipo, prevede i marciapiedi, prevede le soste dei bus fatti non careggiata ma fuori dalla careggiata, sì, la sistemazione di una serie di passaggi, il collegamento con le periferie che vanno riqualificate, i parcheggi scambiatori, l'uso diverso dei parcheggi che oggi sono stati costruiti, e già vedi come la cosa diventa molto più complessa, perché devi fare in modo che alla complessità tu dai risposte complesse e soprattutto risposte di programmazione e proposte urbanistiche di un certo senso, perché altrimenti non lo risolvi il problema. Non è che tu arrivi e, come Walt Disney, sbuchi alle stelle, non è così. Si tratta di fare un certo tipo di operazione. Poi la stazione. La stazione ha un collegamento, purtroppo realizzato male, che è la risalita meccanica, ma la risalita meccanica serviva ad allargare la città. Io non credo che le attività economiche che vanno dall'antiporto di Camollia fino a Piazza del Campo siano contente di una tranvia che passa sottoterra e che sbuca al cielo. No? Cioè, si tratta anche di avere una dimensione commerciale della città, delle attività economiche, allargare. Importantissimo è il collegamento fra Monteroni e la tangenziale che va a Grosseto, quella deve essere realizzata, deve essere finita, perché allarga la città. Se tu, e noi oggi dobbiamo allargarla. Tutti si chiedono come mai c'è quella chiesina giù a Colonna San Marco. Perché la chiesina Colonna San Marco era il punto di snodo della crocevia delle strade che da nord andavano a sud e da est andavano a ovest. Se tu ci pensi bene, noi a sud stiamo tentando di allargare la città, di farla respirare di più. Quindi non puoi trovare situazioni semplici. E poi ci sono per esempio dei parcheggi che non vengono utilizzati. Quello di Colonna San Marco non viene utilizzato. Il parcheggio scambiatore naturale, quello della Menzana, non viene utilizzato. Lì si tratta di pensare e ripensare anche il sistema pubblico che sia un elemento di collegamento fra le varie zone periferiche. Quindi vedi già come si costruisce la complessità. Ma a proposito di allargamento, no? Il tema della Grande Siena, una volta si chiamava in un altro modo, piani operativi intercomunali, cioè da circa 50 anni questa città le prese con il tema dell'allargamento di fatto dei propri confini, che non è avvenuto per via legislativa, però un allargamento naturale per gli insediamenti che sono un metro fuori dal confine del Comune di Siena. Come si affronta questa questione? Proponendo fusioni, proponendo... Prima partendo per esempio dalla scala urbanistica, cioè già mettendo i comuni insieme e facendo capire che è un vantaggio reciproco. Cioè, qui bisogna che ci siano delle convenienze, altrimenti i comuni intorno alla città non dialogano. Poi c'è un rapporto più complessivo di Siena col suo territorio. La ricchezza oggi è sul territorio, quindi è inevitabile che Siena apra un dialogo corretto, senza presunzioni, anzi come collaborazione complessiva con tutto il territorio, sia con i comuni contermini, sia con le aree come quelle di Montalcino, Montepulciano, Chianti, le Crete Senesi, e bisogna che collaborare, altrimenti, lo dico con molta tranquillità, anche perché la ricchezza oggi si trova in questo territorio, Siena da sola non ce la fa. Guardiamo un attimo il servizio preparato nei giorni scorsi sulla voce dei cittadini per sentire su un argomento di cui poi parleremo cosa pensano i nostri concittadini.
in fortezza? Se è più grande là, forse è meglio. Sì, sì, va bene. Ma a me va bene anche qui, eh. Questo spazio potrebbe poi essere utilizzato come parcheggio e quindi sicuramente sì. Anche per gli utenti del centro sarebbe una buona cosa. Credo sia meglio restare qui all'esterno. Credo che sia meglio questa collocazione qui. Quindi diciamo lei da commerciante preferirebbe questo? Sì. Per la cittadinanza pensa che sia, non so, magari creerebbe meno confusione? Questo non lo so qui come funziona a Siena, se hanno bisogno di questi parcheggi solitamente, insomma. Però sì, credo che come commerciante la collocazione esterna sia migliore. Senz'altro. Io credo di sì, così qui almeno c'è posteggio. Per me andrebbe benissimo, molto meglio. Perché potrebbe liberare la zona. Il posteggio, cioè, visto che la fortezza non è utilizzata per niente, sarebbe una cosa molto utile. Su. No, c'è vento anche qui, figuriamoci lassù. Io preferisco qui. Due temi insieme, così affrontati nei giorni scorsi da Siena TV. E può esistere un tema oppure no di spostamento del mercato, nel caso in fortezza, e soprattutto cosa fare della fortezza, anche questo tema che da mezzo secolo almeno è al centro del dibattito politico cittadino. Ma sai, c'è temi molto complessi. Cioè, per quanto riguarda l'area della Piazza della Posta, fu fatto un concorso. Uno di questi architetti urbanisti, Eisenman, fece una proposta soprattutto su scala urbanistica di collegamento di Piazza della Posta, dello Stadio, della Fortezza, considerata un'area unica. Ecco, io credo che questo progetto debba essere ripreso più su scala urbanistica che su scala edilizia, senza bisogno di spostare lo stadio assolutamente. La fortezza, per quanto riguarda questo problema qui, tu sai ad esempio che da Piazza della Posta tu hai dei canali che arrivano in via Montanini e alla Pallacorda, quindi sarebbe un collegamento totale che gli dà anche, come dire, servizi al centro storico, che ha bisogno di servizi per recuperare la rendita immobiliare che sta accadendo. Cioè, il centro storico è abbastanza vuoto in alcune parti e bisogna intervenire nelle aree per ridare servizi in modo da rialzare la rendita immobiliare. Quindi quella dello spostamento del mercato in fortezza fu tentato tanti anni fa. Io mi ricordo, forse era assessore Alessandro Vigni, ora non vado per memoria, però non c'entra, cioè il mercato non entra in fortezza e poi c'è un problema proprio logistico di gestione. Quindi lì si tratta di recuperare tutta quell'area, di considerarlo un parco urbano attrezzato che non vada a incidere nella sosta, perché la sosta deve essere recuperata nel progetto dello stadio. Ecco, stadio, cosa fare? Insomma, anche qui qualche progetto è stato più che tentato, forse abbozzato, l'ultimo compreso ai tempi dell'era Mezza Roma della Cissiena, giudicato un progetto fuori scala, diciamo così. Qual è la... Io penso che sia una grande opportunità per la città. Quest'area che dice. Comunque intervenire, cioè la possibilità di intervenire. Quest'area, diciamo, che va da Piazza della Posta, con questi collegamenti che dicevo, fino alla fortezza, è una grande opportunità per la città su scala internazionale. Bisogna fare le cose fatte per bene. Bisogna fare le cose fatte per bene e dotare la città di un parco di cui questa città ha bisogno, di cui se ne è parlato tanto, ma nessuno ha mai voluto realizzare. Noi facemmo una proposta anche nel 2006 che non fu accettata dall'amministrazione comunale. Poi la fortuna era quella praticamente di recuperare lo stadio lì, fare una serie di interventi, non bloccare la città in quei giorni attraverso delle proposte specifiche. Ora, se vuoi, io ti ridò tutto, insomma, e tanto il materiale c'è ancora tutto. La fortezza ha di fatto una sua vocazione, perché a mio parere dovrebbe essere una fortezza alimentare e musica. Non vedo altre cose. E lì bisogna aprire questo capitolo
che si chiama Enoteca, che sia chiusa, che abbiano fatto chiudere l'Enoteca, proprio nel discorso che facevamo prima del rapporto fra la città e il territorio, è una contraddizione, e Siena come vetrina dei prodotti agroalimentari del territorio, mi sembra una bestialità quella che è stata fatta, quindi bisogna recuperarla come proprio fortezza alimentare e la musica, perché voglio dire, il Siena Jazz che è presente è un'opportunità importante che va valorizzata. E qui dentro, voglio dire, bisogna lavorare, però in questo asse che diceva Eisenman, cioè queste tre realtà che poi diventano una realtà unica. Tra l'altro credo che l'amministrazione comunale aveva fatto anche un progetto per cercare di, come dire, sistemare un tendone fondamentalmente in inverno per dare vita alla fortezza sulla scorta di un ultimo di un capodanno che comunque era andato bene con musica per i ragazzi, poi non se ne è saputo più niente, il tendone fu già messo ai tempi di Antonio Sclavi, quando fu fatto un tendone, non so che fine ha fatto quel tendone lì, ma fu messo e funzionò soltanto in parte, quindi anche qui bisogna stare attenti e soprattutto una cosa che bisogna fare è fare i concorsi di idee. Questa città non ha un book di progetti e non è possibile che una città non abbia quei 10, 8, 9 progetti che gli permettano anche di, come dire, accedere ai finanziamenti che possono essere nazionali, regionali, internazionali, ai fondi privati. E bisogna fare il concorso di idee, cioè per le varie realtà, quelle che si ritengono più opportune, bisogna fare questi concorsi di idee in modo tale anche da sviscerare le problematiche e avere delle schede che permettono poi di realizzare gli interventi. Non correre all'ultimo momento come è stato col finanziamento delle periferie. Il finanziamento delle periferie si è cercato all'ultimo momento di prendere quei pochi di progetti che c'erano per accedere ai finanziamenti. Bisogna avere una visione, una strategia, cioè, e per forza devi avere un book di progetti che devono nascere da dei concorsi di idee. Abbiamo parlato di bando delle periferie. C'è a volte, forse anche da parte nostra, la tendenza a centrare sempre l'attenzione sul centro storico, anche per la sua straordinaria bellezza e importanza ovviamente, e a volte anche nel dibattito pubblico così, considerare un po' meno le periferie, parlo di San Miniato, parlo di Taverne d'Arbia, insomma le zone che forse avrebbero anche bisogno di essere un po' rimesse al sistema, insomma vecchia idea delle cerniere che uniscono le periferie, c'è questo problema. Ma sai, un centro storico come quello di Siena è inevitabilmente un centro storico che diventa il ruolo di identità, il luogo dell'identità collettiva. È inevitabile, è troppo forte. Per quanto riguarda le periferie, sì, bisogna fare un ragionamento di riqualificazione, di collegamento, come dicevo prima, alcune volte anche con piccoli interventi. Poi bisogna costruire identità nelle periferie attraverso degli strumenti. Io ho visto delle esperienze un po' in giro per l'Europa che vorrei riproporre anche per quanto riguarda le periferie, su cui stiamo lavorando, semplici ma molto interessanti perché creano un clima di appartenenza all'identità, al territorio, questo mi sembra forte. E poi bisogna, a mio parere, recuperare una presenza amministrativa nei quartieri, proprio operativa, perché c'è un distacco fra ciò che avviene nelle periferie, anche se sono di queste dimensioni, certo non stiamo parlando di periferie da città metropolitane, però questo collegamento amministrativo fra il centro e la periferia, il territorio, va ricostruito. Termine collegamenti, la città in qualche modo forse entro 4-5 anni diciamo si avvia a risolvere comunque a tornare in una normalità dei collegamenti stradali, perché comunque avrà tutte gli assi viari quantomeno a 4 corsie, poi la manutenzione è un altro enorme problema, ma come dire, questo è un problema fondamentalmente di ANAS, ma sul resto che cosa può fare la città
la città, la provincia, insomma, come massa critica, siamo destinati a restare in questo isolamento, che forse a volte è stato anche un vantaggio per certi versi, oppure è possibile sul fronte, per esempio, delle tecnologie. Molte cose non dipendono ovviamente dall'amministrazione comunale, che non può che altro che chiedere, continuare a chiedere e saper chiedere. Poi probabilmente bisognerà creare dei collegamenti diretti con gli aeroporti e con Firenze, inevitabilmente. L'aeroporto di Siena è un sogno tramontato? Ma l'aeroporto di Siena, così come ha preso la piega, sì, penso di sì. L'aeroporto di Siena, nelle idee, quando lavorammo con la Jet Aviation, quando con Carmignani qualcosa facemmo, aveva un altro tipo di valenza, che era quello collegato soprattutto agli aerei piccoli privati, perché paradossalmente, se tu guardi a Ampugnano, è al centro, fra Lisbona e Mosca, fra il nord Europa e l'Africa, e molte cose devono avvenire perché ormai c'è una ricchezza di un certo tipo che si muove con aerei privati, che hanno bisogno di essere manutenzionati, ma una cosa del genere, sulla quale stavamo lavorando, una cosa del genere ha bisogno poi di un indotto collegato a tutto questo. Noi dobbiamo puntare come territorio alla qualità e alla ricchezza che ne consegue. Ne parleremo nell'ultimo blocco, che arriverà subito dopo la pubblicità. Bentornati in studio con noi a Conto alla Rovescia, Pierluigi Piccini, candidato sindaco di Persiena, per il momento la sua lista civica. E nella prima parte della nostra intervista ha parlato di Spazio Siena, lo spazio civico che ha voluto, spazio per arte, incontri, musica, che è praticamente in cima a Fontebranda e che, diceva, sta andando molto bene. Qual è lo spirito che muove questa iniziativa? Lo spirito è un luogo di incontro, un luogo di discussione, di dibattito, di approfondimento, magari fuori dai canoni tradizionali della politica, in maniera molto, molto libera, e stanno venendo fuori degli aspetti molto interessanti. Stanno organizzando dei dibattiti adesso specifici e quindi bene, domenica sera c'era moltissima gente a questo incontro culturale e devo dire le cose funzionano, non è la classica proposta partitica, è qualcosa di diverso, se vuoi più trasversale, più, come dire, meno diretto, però un luogo dove si discute, dove si aggrega, dove le persone vengono liberamente. E la cosa che ci ha molto colpito è che noi abbiamo tipi di pubblico, un tipo di pubblico che è diverso in base alle iniziative, che sono sempre molto affollate. Se si parla per esempio di digitalizzazione delle imprese c'è un certo tipo di pubblico, presentazione di un libro è un altro tipo di pubblico, musica è un altro tipo di pubblico, teatro ha un altro tipo di pubblico, cioè viene selezionato in base all'iniziativa che fai ed è molto interessante. E i temi culturali peraltro sono sempre stati così molto, molto attirato per Luigi Piccini, basterebbe per dirne una sola, l'esperienza del Palazzo delle Papesse, strettamente legata all'amministrazione di Pierluigi Piccini, poi dopo dai suoi successori, insomma, lasciata morire. E però ho una curiosità, perché Pierluigi Piccini a un certo punto si era messo in testa di fare il direttore o quello che è del Santa Maria della Scala. Mi sarebbe piaciuto molto, ha fatto una domanda, una proposta, poi insomma la storia l'ha raccontata più e più volte, ma insomma se fosse stato scelto dal sindaco di Siena oggi non sarebbe molto probabilmente su questa sedia a candidarsi sindaco, ma sarebbe a portare avanti il progetto del Santa Maria. Ci pensi mai a questa? Allora, sul Palazzo della Pensa c'è una cosa però che non è morta, che molte delle persone che si sono formate lì adesso sono in giro per il mondo. Per l'Italia e per il mondo. Per l'Italia e per il mondo, molti hanno aperto anche riviste importantissime, il Fusi,
Marco, che Marco Chiarini, cioè vuol dire che poi quella formazione nel settore dei beni culturali ha funzionato, e di questo l'altra sera ho incontrato Arabella, per esempio, a un'iniziativa lì al Museo d'Inverno, fra l'altro bellissimo, e invito ad andare a vederlo. Perché domenica sera c'è stata una cosa molto, fra sabato e domenica, una cosa molto simpatica, perché ha inaugurato il Museo d'Inverno, poi ha inaugurato la mostra Fuori Campo e noi abbiamo chiuso la mostra lì a Spazio Siena con questo concerto, quindi c'è stata una certa, insomma, iniziativa, attività nel settore dell'arte contemporanea che fa piacere. No, io non ho fatto la domanda perché ho mandato una lettera per sapere se le mie caratteristiche rientravano nel bando, mi hanno risposto agli uffici che non era vero. E quindi non è partita. Poi ho visto i curricula, devo dire che il mio curriculum non aveva niente da invidiare ad altre persone che oggi hanno gli incarichi magari, ma insomma questo va bene, è una scelta dell'amministrazione, probabilmente il buon Valentini ha sbagliato. Perché se io fossi stato, come hai detto tu, direttore del Santa Maria Scala, a parte che non era un suo concorrente, ma lui molto probabilmente sarebbe andato in carrozza a fare il candidato. Perché cosa sarebbe successo al Santa Maria? Gli avrei messo in piedi in pochi mesi, in un anno, il Santa Maria della Scala, sicuramente. Un anno e mezzo gli avrei messo in piedi. Quindi le scelte fatte finora invece non... Non sono convincenti, mi sembra una domanda per retorica quanto, rispetto per alla premessa. Mi riguarda, no, non sono convincenti. Non sono convincenti perché il Santa Maria della Scala ha voglia di parlare di numeri, cioè voglio dire, però non ha una sua identità. Vive in funzione di un'altra identità che è l'OPA, che è il Museo Diocesano, ma non ha una sua identità diretta. Però la scelta di dire prima di lanciarsi in grandi operazioni, mettiamo in sicurezza quello che c'è e, come dire, facciamo un passo alla volta per riaprire questo museo. È una... Un passo alla volta sono passati 25 anni, cioè, non vuol dire assolutamente niente. Il Santa Maria della Scala sostanzialmente è considerata una galleria e questo non è né il progetto di Brandi, né quello di Previtali, né quello di Briganti, né quello che firmammo nel 2001 quando col Ministero. È un'altra cosa, ma non è quella che porta valore aggiunto alla città, non è quella del lavoro, non è quella del lavoro che viene dal bene culturale, cioè, voglio dire, la vocazione di questa città è la formazione e ha tutte le caratteristiche per farle, però purtroppo si considera, è uscito un librettino molto simpatico di Montanari sull'eccesso di esposizioni in Italia, cioè ormai c'è una rincorsa frenetica a fare esposizioni, non dico che non devono essere fatte, vanno fatte esposizioni molto attente, molto mirate, dietro un ragionamento che non può essere episodico ma di lungo respiro. Se non sbaglio Montanari ha anche detto che la mostra di Lorenzetti era una di quelle che valeva la pena di vedere quest'anno. Sì, Montanari nel suo saggio sicuramente dice questo e poi mi fa piacere perché parlando di Alessandro Bagnoli lo considera uno dei migliori oggi storici dell'arte italiani e questo mi ha fatto molto piacere perché Bagnoli, uno dei curatori della mostra, uno dei curatori in Bagnoli lo merita, no, ma anche Roberto Bartalini, per carità, siamo a livelli molto alti, quindi, però mi ha fatto piacere che Montanari citi Bagnoli come un critico d'arte corretto in questa nazione. Ma la mostra com'è? È un successo, una riscoperta o un'occasione persa? No, la mostra è sicuramente una bellissima mostra, è una mostra di nicchia per specialisti che probabilmente però non è stata gestita come doveva essere gestita, cioè è un'eccellenza che è separata dalla città. Questo è il dato di fondo, cioè voglio dire, una mostra che ha registrato 30.000 presenze, da quello che mi risulta, sì, 35.000, insomma, comunque, voglio dire, non, sì, è importante, da un punto di vista, diciamo, culturale è importante la mostra di Ambrogio Lorenzetti. Però è un'eccellenza separata che sta lì al Santa Maria della Scala, ma non ha dialogato col territorio. È mancato, ora
se ne facciamo sempre paragone con Duccio, ovviamente è un paragone, sai, Duccio, impossibile da fare. Duccio è un paragone. Però anche in questo caso si era cercato e forse non è riuscito fino in fondo, almeno queste, alcuni critici fanno rilevare, di non tenere solo la mostra al Santa Maria, ma di avere anche altre sedi nella città, da Sant'Agostino ovviamente al Comune, e forse questa rete non ha funzionato al meglio. Allora io non so dirti, però sai, la mostra di Duccio ebbe 347.000 visitatori, cioè è una cosa, e non c'era all'epoca né i social né internet, né... Certo, no, ma il paragone non è possibile. Non è possibile farlo. Sì, io credo che non, anche questa proroga, vedi, se tu decidi di prorogare una mostra, tutto legittimo fino all'8 di aprile, lo devi fare un mese e mezzo prima, non lo puoi fare a ridosso della chiusura. Non funziona, perché esci da qualsiasi struttura di programmazione nazionale e internazionale. Se tu vedi in Firenze, ad esempio, il 500 fiorentino ha deciso di chiudere, chiude. Cioè, voglio dire, perché? Perché sa che poi non può fare altro, no? Invece se tu decidi di prorogare devi farlo minimo un mese e mezzo prima, non lo puoi fare a ridosso della chiusura. Anche se forse così, credo di capire, si va a intercettare comunque marzo, il periodo pasquale, dove comunque Siena è già di meta di molti visitatori. Sì, però, come dire, è vero questo, per carità, ma quelli vengono a prescindere, cioè quelli vengono a prescindere, direbbe Totò, non è che vengono perché c'è questa mostra, o molto lontanamente, o soltanto alcuni vengono a questa mostra, che ripeto, è una bellissima mostra, non è che non è una critica né al tipo di scelta fatta né al tipo di esposizione, è un po' stata trascurata la comunicazione sicuramente. Noi ci guardiamo, a proposito di comunicazione, una brevissima parentesi, che social che fa, qualche spigolatura presa qua e là da Facebook. Gli ultimi due post sul consiglio comunale del 16, saltato per mancanza del numero legale, cosa che a dire la verità è successa diverse volte in questa consigliatura, come si dice sempre in questi casi, insomma la maggioranza che per prima deve ovviamente assumersi l'onere di garantire il numero legale, soprattutto quando ci sono atti delicati da far approvare. Ma io ti volevo chiedere questo regolamento antifascista, o meglio, questi quattro articoli che andrebbero in coda a ogni regolamento comunale e che prevedono una serie di adempimenti per chiunque voglia chiedere uno spazio pubblico, in sostanza di dichiararsi antifascista, antirazzista, eccetera, che sta creando molto dibattito e che ha creato anche qualche problema dentro la maggioranza, è uno strumento convincente oppure no? Beh, è uno strumento di tutela, non credo che poi però possa di fatto funzionare fino in fondo, perché il controllo inevitabilmente sarà a posteriori, non può essere preventivo, perché al di là della dichiarazione, poi voglio dire, non è che uno volendo un soggetto, poi l'apologia del reato fascista, del fascismo, è sanzionata dalla legge, dalla Costituzione, quindi voglio dire, il regolamento non fa altro che recepire quelle che sono indicazioni già in essere, no? Quindi non vedo tutta questa drammaticità. C'è già chi ha detto che c'è già un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da Casa Pound, Forza Nuova ha detto che denuncerà
i consiglieri che dovessero votare questo atto, insomma, quindi un po' di fibrillazione. È interessante però, no, se la denuncia, cioè, probabilmente un giudice poi dovrà chiarire fino in fondo come stanno le cose, no? Non è una denuncia su peculato, su abuso d'ufficio, è una denuncia eventualmente su un atto amministrativo. Sarebbe molto interessante invece andare a vedere poi il pronunciamento del giudice. E vedremo se, salvo sorprese, cosa accadrà, perché il 30 gennaio tornerà in aula, tra l'altro una seduta abbastanza complessa perché ci sarà il bilancio, ci saranno le due varianti urbanistiche saltate il 16, si tratta di una variante del garage bus in Camollia e della ex caserma dei Vigili del Fuoco, nella quale sono previsti 32 alloggi in Viale Cavour. Che idea si è fatta dei 32 alloggi? C'è spazio? Ah, penso di sì, cioè voglio dire, non ci vedo nulla di drammatico. No, dicevo, c'è spazio sul mercato oggi a Siena per una struttura? Ah, questo è un altro paio di mani, perché noi abbiamo purtroppo una infinità di immobili vuoti su quali bisognerà intervenire, inventarsi qualcosa, e anche su questo noi faremo delle proposte. Abbiamo visto delle esperienze all'estero e francamente oggi ero a Roma proprio per questo, per vedere di trovare uno strumento finanziario per rimettere in movimento l'edilizia, soprattutto nel settore del recupero. Ci stanno lavorando alcune persone che ho chiesto di fare una proposta di natura finanziaria. Sì, questo è un tema molto, molto interessante. Siena dovrà porsi questo problema. Non vedo, da quello che so, non ho trovato risposte nel piano operativo, insomma, questo, anche perché la scelta urbanistica va associato gli strumenti finanziari necessari per rimettere in movimento il sistema dell'edilizia. Ci sono delle cose che si possono fare. Siamo quasi in conclusione di questa lunga intervista, abbiamo parlato molto di programmi, di progetti. Che tipo di campagna elettorale sarà? Perché questa inevitabilmente è una città abituata a guardarsi indietro per quello che è successo negli ultimi anni, del Monte dei Paschi, i problemi che ha avuto l'università, insomma, tutte le istituzioni pubbliche, bene o male. Sarà una campagna che riuscirà a guardare anche al futuro, alla progettualità, oppure alla fine poi diventerà una campagna elettorale con la testa rivolta indietro? No, per quanto ci riguarda noi faremo una campagna di proposta per il futuro e di gestione per i prossimi anni, questo è chiaro, cioè la impostiamo così e così sarà. Questo non vuol dire che non si possa esprimere giudizi per il passato, però credo che questa città ha bisogno oggi di chiudere un capitolo e di aprirne un altro soprattutto per quanto riguarda il lavoro, che è il tema secondo me principale. L'altro, ho detto la mobilità, ma il problema del sociale, del lavoro, del sociale, della sanità sono le grandi questioni senesi. Noi abbiamo il dovere di proporre delle soluzioni. Io mi auguro che l'elettorato, gli elettori sappiano giudicare quali sono quelle proposte che hanno possibilità concreta di essere realizzate, perché se questa città, non è che lo dico in maniera molto disinteressata, ma le elezioni del 2018 sono essenziali, perché sbagliare il voto nel 2018 vuol dire poi avere una città che non si recupera rispetto ad alcune scelte che sono state fatte e che io non condivido, ad esempio, che molti non condividono. Questa scelta quantitativa sul turismo sta di fatto creando una struttura, un sistema deteriorato della città, sia per quanto riguarda gli aspetti commerciali, ricettivi, dei servizi e quant'altro. Quindi si tratta proprio di cambiare un modello di sviluppo che è stato messo, volendo o non volendo, in cantiere in questi anni. Quindi le elezioni del 2018 sono elezioni importantissime per il futuro della città. Noi lavoreremo su questo, cioè facendo delle proposte che siano proposte concrete. Vedrai che ci sarà la proposta anche
non soltanto come intervenire e dove intervenire, ma anche come trovare le coperture finanziarie per la realizzazione. C'è chi teme che sul passato ci possa essere, come dire, una sorta di colpo di spugna e non chiarire fino in fondo le responsabilità di quello che è successo. Questo è un altro argomento, questo è un argomento di natura politica. È vero quello che dici, chi doveva fare un'analisi politica di quello che è successo era, a mio parere, il Partito Democratico. Il Partito Democratico e i suoi alleati non lo hanno fatto, hanno cercato di far passare la nottata nelle varie situazioni che si sono dipanate al Monte dei Paschi, all'università. Oggi che succede? Che tu hai dei personaggi sempre alla ribalta che sono stati collusi con quel sistema che ha creato i problemi che abbiamo e che comunque, dato che non c'è stato un chiarimento politico, oggi sono di nuovo alla ribalta. Faccio presente a questo proposito perché molti si dimenticano che dal 2006 al 2011 uno come me e altri come me hanno fatto opposizione in consiglio comunale durissima contro questo sistema di potere, annunciando e preannunciando quello che purtroppo è successo successivamente. Ecco, lo dico perché non tutte le vacche di notte sono grigi, c'è anche chi si è esposto e ha denunciato quello che stava succedendo e l'ha pagato anche personalmente. Ecco, noi in Consiglio Comunale una decina di persone ha fatto questo e non soltanto questo, l'ha fatto nelle assemblee generali del Monte dei Paschi, l'ha scritto sui giornali e quant'altro, perché la distanza non è che si recupera ora, si recupera, bisogna avere la memoria di quello che è successo. E di questo comunque ne parleremo in campagna elettorale, perché inevitabilmente non si parlerà solo di futuro e di progetti, che è comunque la cosa più importante per questa città, soprattutto sul fronte del lavoro, come abbiamo appena detto, ma inevitabilmente appunto si parlerà anche del passato e degli anni scorsi. Ringraziamo Pierluigi Piccini per Siena, è stato con noi candidato sindaco, e noi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo con un'altra puntata di Conto alla Rovescia. Buonanotte a tutti.